Maestro, qui siamo nella Valle della Biodiversità, parte monasteriale, recupero chiesa, ma c'è tutto il patrimonio del nostro territorio che è stato suddiviso in 10 zone con coltivazioni particolari, rispettando anche la tipologia dei vari terreni. Beh, interessantissimo questo. Questo mi fa molto piacere. Perché il recupero appunto della materia prima, che è la cosa più importante, avere una fonte così è importante. La suddivisione di questi 10 territori è tenuto conto anche delle vecchie coltivazioni che venivano fatte dai monaci. Penso che il ciclo completo di tutte queste cose possa essere veramente di grande utilità, primo perché è stato voluto dalla Fondazione del Presidente che fosse a chilometro zero, un piccolo mercato per la città, e poi per la ristorazione eventuale che verrà svolta nel monastero, perché possono attingere alle primizie della terra. Questo è un po' il nostro sogno e la nostra filosofia. Mi serve un suo commento. Auguri. In bocca al lupo. Grazie, molto gentile. Ci troviamo all'interno della struttura dell'ex monastero di Astino, monastero vallombrosiano dell'inizio del XII secolo. È stato finalmente riaperto alla collettività l'anno scorso. E questa è la sala antistante al refettorio, dove ci sono un importante affresco e il lavatoio, che ha la caratteristica della forma conchiglia. Nel refettorio c'era il bellissimo affresco dell'ultima cena dell'Allori, è stato posizionato provvisoriamente, intanto che c'erano i lavori che sono in via di completamento, in altra struttura, e tornerà appena tutta la ristrutturazione del complesso sarà ultimata.